In diretta vi terremo compagnia fino alle 14:30, tenetecela anche voi chiamandoci, scrivendoci in diretta. Saluto e ringrazio Carlo Borghetti, PD, consigliere regionale, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui, a Oscar Strano della Lega. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato. Oggi non c'è Sabina Negri in studio, quando c'è lei di solito facciamo sempre il commento al dimagrimento di Oscar, perché ecco, tu non sai, ma oggi ha perso, quanti chili siamo? 43. Basta, sei troppo magro. Per quello che non ti riconoscevo. Per quello, si era un po' più tondo, diciamo. Io ti avevo conosciuto in un altro formato. In un altro formato. Adesso basta, però sai cosa? Che quando uno poi inizia a mangiare sano, magari non fa apposta, ma continua a... Sì, quando si riduce la fame, si riduce la fame. Infatti sto continuando, malgrado le vacanze, che le temevo tantissimo, ho perso qualcosina ancora. Vedi, sei proprio calzante nel nostro argomento di cui parleremo tra pochissimo, che non è propriamente la dieta e la nutrizione, però... in qualche modo ci avviciniamo con i peccati di gola e non solo. Prima fatemi ricordare, oggi è San Gregorio di Nissa, ne vediamo un'immagine insieme, quindi San Gregorio, per chi non lo sapesse, fratello minore di Basilio di Cesarea, nacque in Cappadocia tra il 335 e il 340, quindi parliamo di tantissimo tempo fa e lo ricordiamo oggi qui insieme. Così come vorrei anche vedere un po' che tempo fa, ormai ci siamo abituati, abbiamo capito che possiamo lavare la macchina in questi giorni. Che non piove? Non piove, no. Non lo so. Questa è la situazione, magari un po' nuvola, ma dobbiamo chiedere al meteorologo di Trevi Meteo, adesso tra poco sarà collegato in diretta con noi, Fabio Dalio, buongiorno. Buongiorno Stefania, un saluto a tutti. Dentro, gli ascoltatori. Io mi sono lanciata in un possiamo lavare la macchina, è così? Sì, guarda, nelle prossime giornate il tempo andrà stabilizzandosi qui sul nord Italia, a parte la nuvolosità di oggi, ma diradandosi a partire da domani, pertanto avremo una situazione che vedrà il sole protagonista almeno fino al weekend, se non oltre forse. Pertanto chi vorrà lavare la macchina potrà farlo. Ecco, fa un po' di freddo, quello sì, perché ma vabbè, soprattutto ma chi vuole lavarla, diciamolo, esatto. Sì, in effetti io sono l'ultimo che fa queste cose, però diciamo che appunto chi vuole farlo lo può fare, diciamo. Temperature che però si mantengono piuttosto contenute, tipiche invernali, infatti nottetempo al mattino potranno scendere anche vicino allo zero, anche al di sotto, fino in pianura, quindi qualche gelata non è da escludere nelle prossime mattinate anche in pianura. Di giorno oggi rimaniamo intorno ai 5-6 gradi, domani qualche grado in più, intorno agli 8-9, ma insomma valori nelle medie del periodo. Bene, bene, grazie, poi ci aggiorneremo ancora. Un saluto Fabio, ciao a tutti. Grazie a voi, ciao Stefania, un saluto a tutti. Buona giornata, ecco, allora... Io però non la lavo, perché se la lavo poi piove, succede sempre sei così. Sei quelli che portano male. Io sì, la lavo e poi dopo piove. Infatti è qualche anno che non la lavo io. Ecco, no, poi ogni tanto veramente, poi stai aspettando al semaforo, dici, ma ogni tanto noi capita e poi non passano neanche più loro. E basta, quindi andiamo avanti con le nostre macchine sporche. Dicevamo, Oscar, parlando della ironizzando anche un po' sulla tua dieta, però c'è invece una questione molto seria della quale ha parlato Papa Francesco, cioè sulla gola. La gola in un modo molto più traslato, che è un vizio che sta uccidendo il pianeta. Ma perché? Perché dice siamo diventati, ormai ci definiamo anche noi consumatori, siamo predatori, abbiamo questa ingordigia nei confronti anche un po' di relazioni non ordinate con il cibo, no? Mangiare di fretta, mangiare con avidità, anche esagerare. Poi veniamo da un periodo in cui diciamo sì, si fa fatica a fare la spesa, però poi nelle vacanze ci sono anche tanti sprechi. È vero. C'è anche un proverbio, sì, no? Che dice che ne uccise più la gola che la spada. Mi pare che fosse così il proverbio. Devo dire che per la gola mi ha preso mia moglie, quando mi faceva il filo, poi alla fine mi faceva mangiare delle cosine, mi riportava delle cosine che io sono un mangione. Allora, sto un po' ingrassando anch'io, però per adesso reggo, ecco. Io sono un gran mangione e devo dire che però il discorso è anche serio, soprattutto riguardo un po' gli stili di vita in generale, perché sappiamo che c'è un altro detto importante che dice che noi siamo quello che mangiamo. Sì. Cioè davvero quello che mangiamo incide sulla nostra salute,
E quindi basta guardare i diversi stili alimentari che ci sono, per esempio, tra gli Stati Uniti e l'Europa, oppure l'Italia, dove abbiamo la famosa dieta mediterranea. È noto che negli Stati Uniti, dove l'hamburger, le patatine e il ketchup imperano, hanno dei problemi di obesità che poi si pagano gravissimamente in termini di salute e anche di sistema sanitario. Quindi diciamo che sta uccidendo il pianeta, non lo so, il Papa si è lanciato veramente in una battuta fortissima, ma certamente lo stile alimentare influisce tantissimo sulla nostra salute e possiamo fare molto per migliorarlo. No, ecco, lui parla che praticamente e dice non è proprio solo il rapporto, ma la relazione stessa con il cibo. A volte uno mangia veramente di fretta, di ingordigia, giusto per farlo. Anche leghiamo sempre costantemente dei momenti anche piacevoli con il cibo e si crea una relazione un po' disordinata che poi negli adolescenti crea anche questa cosa psicologica per cui si tende a estremizzare. Certo. Non so se tu poi parlando anche del tuo percorso è stata una scelta fatta anche un po' da questo punto di vista, cioè come salute anche mentale, nel fatto di cioè lui dice dobbiamo ringraziare per quello che abbiamo ma non avventarci, cioè diventare... Ma la grande lezione che ho imparato sulla mia pelle, diciamo così, che prendersi cura vuol dire anche saper privarsi di qualche cosa, e il cibo in questo caso, ma ho letto le dichiarazioni del Papa, parlava ad ampio spettro, diciamo, del tema della gola, dell'avarizia e della voracità con la quale ci fiondiamo su qualsiasi cosa, che siano le materie prime, che siano insomma, sono tanti gli aspetti che ha toccato in queste dichiarazioni del Papa. Dal punto di vista del cibo, come ho detto prima, sapersi privare, capire che l'eccesso è di fatto un meccanismo della psiche che ti conduce sempre verso una dipendenza, e infatti si curano i disturbi alimentari perché sono appunto legati a una forte condizione di dipendenza. E questo vuol dire iniziare a volersi bene, vuol dire iniziare a prendersi cura di se stesso e poi anche lateralmente di una serie di altre questioni, perché ridurre i consumi vuol dire tantissimo. Ma la cosa che secondo me il Papa ha sottolineato con più enfasi, ha fatto bene in questo caso, uccidere il pianeta vuol dire che usciamo da anni di consumo estremo e di predazione di alcune risorse. Pensiamo all'Africa, dove c'è uno stato di povertà assoluta ed è un continente ricchissimo di risorse. L'avarizia, la gola, il peccato di voler andare e rubare in termini non come dire penali ma certamente morali, diciamo così, le risorse che ci sono, è sicuramente una riflessione che il Papa, la Chiesa fa da tempo chiaramente, e che Papa Francesco ci ricorda, e secondo me è un argomento d'attualità strettissimo. Infatti ogni anno ci sono 18 miliardi di animali che vengono uccisi ma poi non consumati, anche banalmente negli allevamenti, cioè questo è un grandissimo... Gli aspetti di questo tema sono tanti, mi viene in mente anche tutto il tema dello spreco alimentare, che grida veramente vendetta al cospetto degli uomini di Dio. Noi sappiamo certamente che nella società occidentale, questo vale anche per l'Italia, vale per la ricca Lombardia, che si butta via un sacco di cibo ancora buono, o perché è scaduto, perché è avanzato e nessuno lo mangia, e perché noi mediamente mangiamo tanto, mangiamo di più di quello che ci serve, e non c'è bisogno dei dietologi per spiegarci che in effetti noi introitiamo molte più calorie mediamente di quello che ci serve, abbiamo degli stili di vita molto sedentari, questo vale anche per me, io vivo certo, sostanzialmente seduto, perché o sono in macchina o sono in ufficio o sono a parlare, adesso sono seduto e sono continuamente seduto, brucio poco ma mangio comunque come un maialino, e quindi sicuramente potrei mangiare di meno, e questo generalmente crea questi sprechi alimentari, anche tutto il tema delle scadenze, questo è un aspetto. Poi c'è anche l'aspetto vegetariano barra vegano, che non è da banalizzare. Io mangio tutto, mangio carne, mangio salame, però io sono consapevole del fatto che noi probabilmente anche qui dobbiamo cambiare molto il nostro stile alimentare, passare di più al pesce, mangiare meno carne. C'è un tema che riguarda
l'oncologia che riguarda i tumori, insomma la carne secondo molti oncologi andrebbe ridotta, la carne rossa, quindi io non sono un esperto, non voglio entrare nel merito, però anche spostare le nostre diete alimentari altri alimenti che non sono solo la carne, che, di cui ne mangiamo tanta, sarebbe un bene anche per il pianeta, no? Perché sappiamo cosa vuol dire oggi gli allevamenti intensivi, che poi producono anche, c'è un aspetto anche di inquinamento. Gli allevamenti intensivi è provato, soprattutto maiali, che provocano un inquinamento dell'aria importante. Da una parte per gli allevamenti e dall'altra anche per le coltivazioni, perché molto spesso anche alcuni campi vengono lavorati e coltivati con un'eccedenza anche in questo caso. Quindi so che l'Unione Europea, e qui ci sarà una bella polemica in ballo, perché darà addirittura o sta dando dei fondi già per evitare che alcune coltivazioni poi vengano... Come sempre, mi permetto un'altra battuta, poi lascio a Oscar se vuole aggiungere qualcosa lui sul tema. E il troppo, diciamo che lo stare troppo in una dimensione è l'errore. Qui non si tratta di dire, per esempio, adesso basta allevamenti, basta carne, però certamente abbiamo bisogno di riequilibrare un po' sia i metodi di produzione alimentare. A volte il bio è venduto come una moda, ma il bio pure ha una sua ragione d'essere. Il mangiare sano forse oggi è una delle cose più difficili, non sappiamo mai cosa trovi dentro al pacchetto che compri al supermercato, chi ci garantisce veramente la salubrità di quello che mangiamo. E quindi il tema non è mai di dire o tutto così o tutto cos'ha, però dobbiamo spostare certamente il nostro comportamento. Voglio sentire anche da casa chi ne pensano. Pronto? Buongiorno, Piera da Lodi, vi saluto tutti e vi auguro buon anno. Buongiorno, buon anno. Da Lodi. Sì, buon anno, prego. A lei, grazie. Allora, io sono 25 anni che, premesso che io sono cattolicissima, non mangio più suino, su indicazione di un medico, non mangio più suino e derivati e la carne rossa. E pochi latticini, il formaggio di capra. E comunque io ho tutti i miei parametri vitali a posto, non sono dipendente dalla compressa, dalla pressione alta, dal diabete e quant'altro. Quindi chi si ammala di certe malattie tipo la pressione alta e la diabete, io sarei molto, diciamo, un po' severa nei confronti di queste persone qua che si abbuffano. So di gente che è qua vicino a me che sono diabetici, però si abbuffano di dolci e quant'altro. Io sarei molto più severa, nel senso che se tu non ti metti in prima, io ti curo, però ti faccio pagare medicine. E questo sarebbe un buon deterrente, secondo me, perché se io ho i parametri vitali tutti giusti, la pressione 120-70, perché mangio senza sale e lo zucchero, sono 20 anni che non lo compro. Grazie signora, la salutiamo. Grazie. No, devo dire che non è, tra l'altro ci sono alcune cose che vengono indicate ma non sono anche cancerogene, altre l'OMS ha segnato per esempio gli salumi e gli insaccati come ufficialmente cancerogeni, quindi su questo è una degli alimenti, scusate, su cui prestare particolare attenzione. Tra l'altro vi volevo sottoporre, visto che si è parlato anche di avidità nel cibo, ma anche di disturbi poi psicologici legati all'assunzione del cibo, e non ultimo abbiamo visto alcune notizie a fine anno di tanti che poi sono andati veramente a morire per bulimia, anoressia, ci sono però delle novità e abbiamo forse anche l'immagine, chiedo la regia, su anoressia, bulimia, binge eating, quindi questi disturbi del comportamento, che però il governo pare che abbia tolto dei fondi su questo. Questo sì, però mi spiace, non voglio buttarla in politica, però è un dato di fatto che la finanziaria del governo Meloni, approvata a fine anno, ha azzerato il fondo per il contrasto dei disturbi alimentari. Secondo me hanno fatto un errore, cioè non si sono accorti, io spero che questo venga recuperato. Erano 25 milioni di euro messi sul 23
e il 22, che non sono stati poi dopo rimessi sul 24, e Regione Lombardia per esempio aveva un programma per il contrasto dei disturbi dell'alimentazione che adesso, venendo meno questi soldi, si va ad azzerare. Mi sono occupato molto in questi anni, anche in Commissione Sanità, dei disturbi dell'alimentazione, generalmente anoressia, cioè generalmente si tratta di adolescenti. Si sta abbassando molto l'età in cui iniziano soprattutto le ragazze a non mangiare più. Ci sono esiti anche tragici a volte, abbiamo purtroppo ragazze che si sono buttate dal balcone, ci sono esiti veramente a volte terribili. Abbiamo bisogno di investire di più su questo contrasto ai disturbi dell'alimentazione e di partire dai banchi della scuola a fare educazione, e poi di avere, abbiamo bisogno di avere delle strutture adeguate quando il bisogno si presenta, perché oggi magari queste famiglie, questi genitori che portano la figlia in ospedale si trovano il nutrizionista ma non c'è lo psicologo, oppure trovano lo psicologo ma non c'è il nutrizionista, e poi tocca andare privatamente. E poi magari un caso che ho conosciuto io concreto, il nutrizionista non parlava con lo psicologo perché uno era pubblico e l'altro era privato e viceversa, e quindi c'è veramente bisogno di un sistema sanitario, parlo anche di Regione Lombardia, che su questo faccia un passo avanti, perché è enormemente aggravato il problema. Dopo la pandemia è esploso il problema dei disturbi dell'alimentazione, soprattutto anoressia, poi ce ne sono di altri tipi. E quindi io trovo strano che il governo abbia tagliato questi 25 milioni. Secondo me non si sono accorti, e spero che mettano mano, perché in una finanziaria di 24 miliardi, anche se 16 erano in deficit, però sì, 25 milioni. Giornali c'è questa notizia, strano, notizia, sì. Lotta ai disturbi alimentari, cancellato il fondo, anche questa è Vanity Fair per esempio, fondo da 25 milioni di euro per gli ambulatori. Adesso e adesso speriamo tutti, senza distinzione in questo caso, che appunto, essendo, io credo, una svista in una complessità finanziaria come quella della manovra, che si possa mettere mano e correggere l'indirizzo, sicuramente per gli anni a venire, anzi direi investire di più su questo tema, perché come stiamo dicendo è senza dubbio importante. Ma ci sono secondo me due livelli di analisi in questo caso. Uno è una questione culturale preventiva, l'ho, come ho detto prima, sperimentato sulla mia pelle. Cambiare stile, modello, paradigma non è impossibile, non è facile, perché vuol dire veramente cambiare idea su tutta la società dei consumi su cui siamo abituati, no? Per cui mangiare non è solo un rito, ma è un'impellenza e addirittura un passatempo talvolta, perché cosa fai? Ti annoi, mangi. Cosa sì. fai se sei davanti alla TV, magari dopo aver mangiato, pigli qualcos'altro e lo mangi? Sono riflessi naturali che però a un certo punto ti puoi fermare e dire: ma è necessario? Ecco, su quel necessario bisognerebbe fare un tipo di percorso. Poi ci sono le degenerazioni, su cui le strutture pubbliche devono chiaramente avere gli strumenti per poter intervenire, ma c'è anche il livello scolastico, dove tutta questa analisi e tutta questa educazione a una sana alimentazione deve essere certamente implementata e deve essere articolata in maniera seria, perché poi le risorse, anche quando ci sono, bisogna misurarne l'efficacia. Sono risorse che arrivano a centrare l'obiettivo che si sono prefissate. Ecco, su questo bisogna essere seri e iniziare a mettere in sinergia sanità, scuola, centri di aggregazione giovanile, cioè tutto il mondo sociale attorno alla gioventù, ma non solo, perché poi noi oggi ci concentriamo su come prevenire adulti e anziani obesi, ma c'è tutta una fascia di popolazione che ha raggiunto un'età matura, che ha dei problemi legati al sovrappeso e all'obesità, e che poi ricade chiaramente sulla sanità e sulla salute. Anche su queste fasce di età noi dobbiamo essere in grado di pensare a strumenti per intervenire. Al volo, che poi vado in pubblicità. No, dico, si parla poco di prevenzione, giustamente si diceva adesso, quello che manca anche sullo stile alimentare è prevenire. Noi, se investissimo di più nell'educazione a scuola, nell'educazione soprattutto degli adolescenti, su che cosa mangiare, come mangiare, risparmieremo un sacco, innanzitutto in salute per tutti, più salute, e poi anche nel servizio sanitario. Dove, guarda, io pensavo alla bambina che alla scuola elementare si porta la merenda, è stato detto dalle maestre: dovete portare delle merende sane. Le merende sane sono che se hai la torta, deve essere la torta fatta in casa con determinati ingredienti e non quella piena di schifezze fatte. Certo. Se non hai la possibilità, porti un frutto, porti qualcos'altro. Telefonata, pronto? Ascoltateci dalla cornetta, buongiorno.
Niente, prendiamo dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci in studio, allora, grazie per l'attesa, vediamo se c'è la telefonata, pronto? Buongiorno carissima. Buongiorno e bentrovato. Saluto i suoi ospiti, Strano e Carlo Borghetti. Ciao. Per quanto riguarda la limea, io sono cresciuto a pane, olio e pomodoro. Pane fatto in casa, pomodoro coltivato dai miei nonni, ciao Carlo, e l'olio di frantoio. E mi sembra che forse un ritorno a queste origini sarebbe, diciamo, qualcosa di buono per tutti. Cioè non possiamo dire sempre che i problemi dell'alimentazione sono dovuti a qualcosa di strano, sono dovuti ai nostri comportamenti, alle nostre esigenze, che oggi non abbiamo più quelle di una volta, nel senso che oggi cerchiamo chissà che cosa, ma non dobbiamo cercare il chissà che cosa, cerchiamo le cose semplici, normali, senza andare a cercare. È un po' come la politica. La politica si è ormai avvitata su se stessa, perché non riuscendo più a entrare in quelle problematiche dei cittadini pensa ad altre cose. È vero o no, Borghetti? Ciao carissimi. Sì. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ormai io e Carlo ci vediamo, ci sentiamo più che vederci, di trasmissione in trasmissione. Un abitué di tutte le trasmissioni. Sì, sì, no, mi fa piacere sentirlo. Mi sembra che anche oggi abbia detto delle cose di estremo buon senso. Però una volta, quando la nonna ti faceva burro, zucchero e panino, cioè sì, il pane adesso sì, c'è la celiachia, sì, non sì, lo mangia quasi più a nessuno, me... il burro sono tutti allergici al lattosio, lo zucchero, cioè a me piaceva una merenda da piccolino che devo andare a rifarla, che sacco di tempo che non mangio, l'uovo sbattuto con un po' di zucchero, magari sì, con un po' di caffè, poi magari, se si può dire, ma un goccino di marsala, no? Ecco, cioè è una merenda fantastica, tra l'altro molto nutriente. Ma perché le nonne ci mettevano in marsala? Ma che ne so, io confesso che a volte c'era anche un puntino di marsala, ma non costa niente, tra l'altro. Cosa costa un uovo, no? È una cosa che ti possono fare, credo, molto meglio di certe merendine che hanno dentro di tutto. Quindi no, anche ritornare, come diceva Carlo, a degli alimenti che una volta forse si consideravano poveri, ma che certamente sono più sani di quello che si compra super elaborato al supermercato, potrebbe essere un gesto semplice che addirittura ti può fare risparmiare. Sì, quello sicuramente. Poi se tu pensi, certo, in un uovo sbattuto la dose di zucchero è altissima, se guardi, sì, forse, ecco, bisognerebbe sì, però se tu guardi le creme, le nocciolate che sono in commercio, sì, ci sono proprio delle immagini che fanno vedere la dose di zucchero, è tre volte tanto quella. Sì, sì, sì. Quindi sì, l'uovo realtà... sbattuto non tutti i giorni, perché no, quello però... sarebbe troppo. Non mi piace però sempre parlare di me, però per sintetizzare, io ho perso 43 kg sì, semplicemente pesando gli alimenti che consumavo, non privandomi di chissà che cosa. Quindi già questo basterebbe. Perché si mangia troppo. Perché si eccede nelle dosi e anche nei condimenti. I condimenti servono a dare quel sapore in più, non a sostituire l'alimento. Ecco, già queste sono innovazioni che possiamo introdurre. Poi un'altra cosa che dobbiamo riconoscere dal punto di vista della prevenzione e della cultura di una sana alimentazione, ci sono tanti programmi televisivi, ad esempio di alta cucina, competizioni anche tra aspiranti chef, che negli ultimi anni stanno educando a un modo di mangiare, a un ritorno all'essenza dell'alimento, e quindi anche la cucina stellata, diciamo così, si è sempre più ridotta. È un modello che viene lanciato, certo la cucina stellata ha una certa fascia, diciamo così, di clientela, però è chiaro che adeguarsi a questo, alla cucina buona, quella equilibrata, la dieta mediterranea di fatto ha 4-5 alimenti composti. Se si prosegue su questo sentiero, io credo che si possa trovare l'equilibrio che effettivamente, come ha richiamato il Papa, è sfuggito. Ecco, poi da casa ci scrivono: il contributo regionale per celiaci l'hanno tolto o rimasso? Adesso ci hanno preso un po' per... Allora, non mi ricordo per tutti a memoria, però forse è stato ridotto, forse è stato ridotto. C'erano 1.500 sono 1.500 euro, sì, buono, rinnovato, sì, 2022-2023, e per il 2024, ecco, questa risposta non lo so dare. Quest'anno è confermato, come l'anno precedente, fino a 1.500 euro.
con fasce d'età diverse, insomma. Ti faccio sapere, Stefania, mi verifico. Sì, ci fanno sapere, poi ve lo comunicano, anche perché sì, poi sono sempre di più anche, sì, le persone che poi hanno vari disturbi. Ma comunque su quanto riguarda anche questo vizio di gola di cui ha parlato il Papa, secondo voi anche la comunicazione odierna, adesso si è parlato tanto di Chiara Ferragni in questi, sì, giorni e quant'altro, però il fatto che siamo diventati consumatori, anche perché viviamo in un mondo estremamente consumistico, sì, in cui pensiamo l'Epifania, che avrebbe tutta una sua storia anche, e specialmente sono religiosa, poi è diventata la calza della Befana, dove anche, sì, lì dolciumi non solo, ma ci abbiamo aggiunto feste che non sono neanche della nostra tradizione, vedi Halloween, sì, ormai Halloween vedo che è diventata una festa come se fosse italiana, sì, da sempre, ma sappiamo che è di importazione, e poi dopo si traduce tutto, non è per fare la morale, ma in puro consumismo. Perché Halloween è una festa dove si moltiplicano le cose da comprare, le cose. Allora va bene divertirsi, però che poi dopo questo si debba tradurre per forza in cose da comprare e magari che poi butti via un attimo dopo averle usate, e ci dovrebbe fare riflettere in un momento di crisi anche socio-economica, perché noi non stiamo vivendo in un momento molto felice. Io voglio dire, con tutto, non voglio buttarla. Non voglio buttarla in politica, stiamo parlando, diciamo, a prescindere dalle posizioni politiche, però a me sembra che ci arrivi una narrazione oggi da chi sta al governo eccessivamente ottimistica sul paese. Ieri sono usciti alcuni dati sull'occupazione, si diceva sì, è aumentata un po' l'occupazione, però si è taciuto il dato che sono aumentati tantissimo soprattutto i giovani che non cercano più lavoro e non studiano, e questi non entrano nel calcolo poi degli occupati, e tra gli occupati moltissimi hanno un lavoro sottopagato o precario. Questo, voglio dire, ci dovrebbe chiamare anche degli stili di vita, dei comportamenti che sono un po' più responsabili e ci aiutano anche a tenere un po', insomma, il bilancio familiare un po' più salvaguardato. Anche se, perché se pensiamo ai rincari di cui stiamo parlando tanto in questi giorni, con l'inizio dell'anno, tra le cose che sono aumentate di più c'è proprio la spesa. Allora, quando il telespettatore chiama e dice bisognerebbe a volte tornare anche a un po' di pane, però pane buono fatto magari in casa, certo, piuttosto che pomodoro e un po' di, però, cose doc. Assolutamente, l'essenziale, ritorno a dire questo perché ci sono delle strade per poter cercare di sopravvivere all'inflazione che ormai è, si spera a livello europeo in fase discendente rispetto all'esplosione degli ultimi mesi. Anche la strategia della Banca Centrale Europea è finalmente cambiata e quindi questo permette un po' di respiro. Sono d'accordo quando si dice che non dobbiamo peccare d'eccesso d'ottimismo. I dati sono, certamente ci sono delle note positive, ma dentro questa complessità fotografica del nostro paese ci sono delle sacche enormi di fragilità sulle quali purtroppo le misure in attuazione, che sono, ripeto, le condivido e sono contento che finalmente si sia cambiata rotta, ma rischiano di non essere sufficienti nel breve periodo, perché abbiamo veramente anni e anni di accumulo di disagio e di fragilità, e su questo bisogna essere seri e concreti nel cercare di affrontare queste enorme voragine di disagio che c'è nel paese. Prima di andare in pubblicità volevo leggervi anche un messaggio, non c'entra niente in realtà, però penso si riferisca prima. Vengo da programmi di cucina dove gente piange e soffre per cucinare, vado in ristoranti e vedo pieni in cucina pakistani o cinesi, nel senso, per sì, è un po' una moda questi corsi o queste gare di cucina. Sono, spesso fai zapping e trovi un canale dietro l'altro dove ci sono programmi di cucina, e dopodiché certamente nelle cucine dove si lavano i piatti e dove si cucina spesso c'è gente che è anche sottopagata, che certamente non si diverte come quelli che vediamo in televisione. Allora, a proposito di questo, dopo la pubblicità parleremo proprio del divario, della disparità salariale tra alcuni che possono essere manager, eventualmente anche cuochi, e chi invece prende 4 euro. Allora, tra poco.
fino a eccoci 50 in studio anni. Allora, ben ritrovati. Dicevamo, parliamo di questi manager strapagati che prendono 300 volte in più dei dipendenti. Poi tra poco ci collegheremo anche telefonicamente con Marco De Bellis, che è l'avvocato dei manager, che appunto ci potrà spiegare meglio quello che ormai è di fatto una realtà. Se è giusto o no lo chiedo anche a voi, lo chiediamo anche ai nostri telespettatori, nel senso che comunque le diseguaglianze sono ampie, sono a livelli di un secolo e passa fa, e diciamo che in 6 giorni gli addi di Piazza Affari hanno già guadagnato come gli impiegati di tutto il 2024, quindi questo ci dà anche un'immagine con pochi e salienti dati di quella che è una realtà diversa, perché spesso abbiamo commentato poi i stipendi dei politici, Giorgia Meloni e Renzi il più ricco e chi dichiara meno, però poi c'è anche tutta la realtà manageriale, e che poi si divide, ma non è così scontato, tra il pubblico e il privato. Saluto De Bellis, l'avvocato. Buongiorno. Bentrovato. Ci puoi un po' illustrare, tu che sei appunto l'avvocato dei manager, quello che io ho cercato un po' di raccontare con i dati più significativi? Ma allora, è successo che è stata pubblicata una serie di articoli, tra cui quello che ha avuto più eco è stato un articolo sulla Stampa, in cui venivano pubblicati gli stipendi di alcuni super manager. Ecco, noi ce li abbiamo qua, quello dove fa vedere alti, addirittura di 220 milioni di euro in un anno. È da fare alcune precisazioni. Primo punto, questo riguarda lo zero virgola dei manager italiani. I manager italiani, io parlo dell'associazione più importante, l'Aldai, dei dirigenti di industria lombarda, sono circa 40.000, lo stipendio medio è sui 120.000 euro, quindi per carità un buon stipendio, ma ben lontano da questi importi. Poi in secondo luogo è anche da sottolineare che le cifre, così come sono indicate, non sono esatte. Nel senso che la retribuzione di questi manager, che sono definiti manager strategici, hanno subito un mutamento epocale nel 2015, quando è uscita una circolare della Banca d'Italia che ha un po' rivoluzionato un po' tutto. Allora, cosa è successo? È successo che la banca ha stabilito dei limiti sulla parte variabile delle retribuzioni per i dirigenti strategici. Questa circolare, cioè i linee guida che poi andrò sommariamente a indicare, sono state recepite un po' da tutte le aziende quotate in borsa. E cosa comportano questi limiti? Comportano che la parte variabile possa essere corrisposta solo in parte attraverso denaro, il resto attraverso strumenti finanziari, che vuol dire principalmente stock option. Quando poi l'importo è molto alto, non si può superare il 40% del cash, cioè del pagamento economico. Molte aziende in realtà sono su importi ancora più bassi. Non basta, anche l'importo deve essere frazionato in un arco che è minimo triennale, quindi va pagato in un arco di tempo che va dai 3 a oltre anche 5 anni. Non basta, sono previste delle clausole che consentono all'azienda di non pagare la parte variabile qualora emergano dei comportamenti negativi del dirigente oppure ci siano dei risultati negativi per l'azienda. In questo caso cosa succede? Che se il bonus non è stato pagato, non viene pagato e si applica una clausola che si chiama malus. Se è già stato pagato, viene restituito, cioè l'azienda lo riprende con una clausola detto clawback. Quindi finché non scade il periodo, diciamo, di vigenza previsto dal contratto individuale, minimo 3 anni, uno non è sicuro né di prenderlo e ne può ritenere se lo si era preso. Questo è in linea generale. Allora, rimani un attimo, tanto puoi restare collegato con noi, certo. De Bellis, che così lo commentiamo anche un po' insieme, nel senso che lui ci sta spiegando che non è tutto oro quello che luccica, che questa grafica che avevamo visto, che è uscita sulla Stampa, sul Corriere della Sera e quant'altro, poi rappresenta solo una parte dei più grossi manager, ma che poi alcuni bonus sono variabili, che è diviso su più anni.
Però beh, certo è che per chi prende magari 800 euro al mese dice quelli, mai, quelli dei top manager di cui si vede sulla stampa sono numeri che fanno impressione, e vale per quella categoria quello che vale per tutte le categorie, vale anche per i politici, cioè non si può fare di tutta l'erba un fascio, cioè usare lo stesso metro di giudizio per tutta una categoria io credo che sia sempre un errore. Queste cifre, quelle più alte, fanno impressione quando si parla di 200 milioni di euro di stipendio in un anno. Sono pochi, no, ho capito. Ho visto le persone, no, vorrei solo far chiarezza. Allora, sulle quattro persone che sono indicate nell'articolo, uno, il signor Schwarzman, non è il CEO della società Blackstone, è il padrone, cioè il proprietario, e la società, questa società è il fondo immobiliare più grande al mondo, lui è fondatore e proprietario, quindi quello che si prende sono di fatto gli utili della sua società. Cioè sono i suoi. Zumba Picard, che è il padrone di Alphabet, si parla di uno stipendio di 225 milioni, allora è così composto, 7 milioni sono in fisso, 218 sono pagabili in un periodo triennale con quello che dicevo, cioè quelle clausole di... Ma io non volevo... Cioè non è detto che li prenda, per i casi sono importi importanti, però non è detto che li prenda, è molto probabile che non li prenda. Ma... Su Tavares si è espresso anche addirittura Macron, dicendo che è la Didi Stellantis. Sì, la Didi Stellantis, ecco, che si parla di 15 milioni, anche qua però il 91% è parte variabile. Tengo a precisare poverino! Che Tavares è a capo di un'azienda che fattura 180 miliardi di euro e che quindi un'azienda che se fa utile e fa profitti può investire, può assumere. Se non fa utile, non fa profitti perché è gestita male, non solo non assume ma licenzia anche. Quindi questo ricalca un po' le regole capitalistiche del profitto, ma io, che sono quelle che fanno la differenza tra un'azienda sana e un'azienda che chiude. Ma infatti io non volevo entrare troppo nel merito di quelle cifre e di quei manager, volevo portare il discorso su invece la sproporzione che mediamente comunque si è creata nel corso dei decenni tra quelli che sono gli stipendi dei lavoratori e quelli dei manager, perché mi raccontano che anche 30, 40, 50 anni fa c'era un grande divario tra i manager e i lavoratori, diciamo tra virgolette, base, ma non era così accentuato. Eppure abbiamo avuto grandi aziende anche nel passato, ma anche aziende pubbliche. Mi raccontavano a proposito dell'ENI che dai tempi di Mattei in poi i grandi dirigenti dell'ENI avevano dei grandi stipendi, ma che erano 10-15 volte quelli dei quadri o delle figure base dell'ENI di allora. Oggi stiamo parlando di 200 volte umano. Come? Però allora, prima di tutto, purtroppo questa è una conseguenza, per fortuna, secondo i punti di vista, è una conseguenza della globalizzazione. Secondo, io concordo con lei, il problema non sono tanto i manager super pagati quando fanno risultati eccellenti, anche giusto che siano pagati. Il problema è la perdita di valore, potere di acquisto delle famiglie. Dei salari. Io quando ero ragazzo ricordo che un operaio poteva permettersi di mantenere da solo la famiglia, mandare i figli all'università, certo, pagarsi il mutuo e mandare anche andare in vacanza una volta all'anno. Infatti. Adesso non lo si fa neanche con due stipendi. Quindi il problema non è tanto il manager super pagato, è la perdita di potere di acquisto, certo, che soprattutto con l'avvento dell'euro è precipitata. Ma questo è un altro capitolo. Esatto. Non è che aziendi, i top manager prendono soldi, anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, un top manager che guadagna 10 milioni all'anno paga almeno il 47% di tasse, e con quello che paga diciamo che fa beneficiare un po' a tutti noi. Infatti, le aziende gli utili li hanno tassati in modo minore. Sì, sì, ma mi interessava un beneficio minore alla collettività. Esatto, mi interessava spostare di più il ragionamento su tutto quello che viene portato come retribuzione all'interno delle aziende, per capire fino a dove c'è la proporzione, dove non c'è la proporzione, e soprattutto per sottolineare che i lavoratori che prendono di meno hanno avuto una perdita di potere d'acquisto incredibile che in passato li penalizzava di meno di quello che succede oggi. Poi c'è, io però non sono un esperto di questo settore, c'è tutto il tema dei benefit anche, non so, io mi occupo tanto di sanità, io sono preoccupato che sempre più si traducano in benefit di tipo diciamo sanitari
parte della, dei benefit che si danno ai lavoratori dipendenti. Io per esempio vorrei una sanità che mi desse tutte le risposte, possibilmente una sanità pubblica, e vorrei meno sanità integrativa e una sanità pubblica che funzionasse di più, perché vorrei, questo vuol dire invece spingere un sistema verso una privatizzazione che poi alla fine per chi lavora magari dà una copertura, poi chi è disoccupato oppure ha un lavoro che non ha quella copertura, quell'integrazione sanitaria, significa non avere poi il servizio nel momento del bisogno. Quindi è chiaro che il discorso è molto articolato e non voglio per nulla banalizzarlo sul fatto che i manager prendono tanto, perché direi che il problema sentiamo, è altrove. Sentiamo anche io so che è una telefonata, ma non penso che ci sia più. Pronto? No, infatti, sentiamo anche strano su questo, sono curiosa. Sono stato curioso anch'io, infatti ho ascoltato le risposte dell'avvocato, che ringrazio per il contributo. Devo dire che questo è uno di quei dibattiti su cui è facilissimo fare retorica, se ne è fatta tanta, non è questo il caso fortunatamente, perché insomma fare la morale a chi guadagna di più a fronte di chi rischia di non arrivare alla fine del mese è uno di quegli argomenti da salotto televisivo banalissimo, ma poi le domande vere, ad esempio queste risorse che vengono così attribuite come un furto a questi manager, se non li prendesse il manager perché sono stati sottratti ai lavoratori, e chiaramente non è così, società, no, però, complesse, società... Scusate, vi faccio questa cosa che sarà molto populista, strano, visto che siete tutti e tre d'accordo, però è un po' il pensiero di tanti che ci stanno scrivendo, cioè una società, qualsiasi di queste società, anche il dipendente contribuisce a farla andare bene, al fatto che grazie al suo lavoro poi la società però vada bene. Non ci possiamo mascherare davanti a una perché cosa. Perché lui prende così le poco? Società, ma il problema è che prenda poco è dato dal mercato del lavoro, da una serie di complessità burocratiche e normative. Ma perché questo mercato non c'è per e i manager? E poi ci sono... No, invece c'è un mercato per i manager, ce l'ha spiegato l'avvocato, e c'è da dire che un treno funziona bene se ha una testa e se ha dei vagoni. È chiaro che non è tutto allo stesso livello, ed è chiaro che la responsabilità di un manager di creare condizioni di crescita per tutti sia molto più alto rispetto a un altro tipo di dipendente. Questo non vuol dire che il dipendente vale niente, deve essere schiacciato da bassissima retribuzione, eccetera eccetera. Ci sono anche delle società, io non so tra queste, non le conosco le fattispecie, ma ci sono società dove i dipendenti sono trattati molto bene. Penso anche ai grandi gruppi bancari, ci sono gruppi che hanno danno grandi bonus ai dipendenti di tutti i livelli, quindi vuol dire una società che sta bene, una società in questo caso parliamo proprio di privato, che sta bene, fa star bene tutti. Poi che sia deteriorato negli anni il potere d'acquisto è un dato di fatto, sui quali non bisogna però chiedere conto a quel manager, bisogna chiedere conto alla politica che deve fare delle cose che magari in questi anni non sono state fatte. Allora, poi fatemi... c'è un tema legato invece al fatto che se li meritano questi soldi, e questo deve essere una valutazione di tipo aziendale, perché invece in questi ci sono delle società che hanno portato via le produzioni in altri paesi, hanno delocalizzato, hanno lasciato a terra intere famiglie. Ecco, allora sull'eticità del compenso legato a questo una riflessione andrebbe fatta. C'è un'altra riflessione che andrebbe aggiunta, che è quello dei manager pubblici, perché qui stiamo ne parliamo dopo la pubblicità. Degli stipendi dei manager del privato, ma nel pubblico pure c'è tutto un tema di tetti di stipendi. Dopo la pubblicità parleremo proprio di questo. C'è una telefonata, altrimenti vado. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Senta Stefania, sono un Michele. Buongiorno. Se mi fa parlare, parlo, se no sto zitto. Parli. Allora, intanto bisogna distinguere l'amministratore delegato normale dal CEO amministratore delegato che fa parte della famiglia. Negli anni 70-80 io ero un sales national manager, un key account national manager, che erano delle medaglie di cartone per non dare gli aumenti. Però io, tra quello che era il rimborso spese e lo stipendio, ero gli oltre ai 30 milioni al mese. Parlo degli anni 70-80. Poi certe persone hanno tramutato questo benefit in pagamenti del treno, della macchina, dall'ufficio a casa, via discorrendo, e si sono alzati gli stipendi. Comunque in quegli anni non hanno mai superato i 10 o 15 volte lo stipendio dell'impiegato, anche perché i sindacati, che non erano delle mani morte come adesso, ma erano delle persone presenti,
intervenivano con le facce sindacali e come vedevano che un manager andava fuori in faccia, bloccavano lo stipendio. Allora, a me non me ne frega niente di essere sales, national manager o national key account. A me interessavano i soldi in busta paga, oppure fare una vita sopra la media, e io ho scelto quello, con il rimborso spese a piedi lista. Questa è una cosa che nessuno può controllare. Va bene, Michele, la salutiamo, grazie per il suo contributo. Dopo parleremo appunto anche degli stipendi legati al pubblico. A tra poco. Eccoci, cioè, eccoci in studio. Allora, intanto De Bellis, tu parli, fai, noi ormai siamo in diretta, ma ci fa piacere perché dobbiamo ancora parlare e tu sei avvocato dei manager, quindi oggi sei veramente l'avvocato un po' del diavolo oggi, perché sono un po' visti male. Insomma, sì, perché cifre... c'è anche un po' di... Io sono un po' invidiosa. Insomma, sono cifre talmente grandi che escono persino dalle nostre comprensioni. Quando dici che uno guadagna, che ne so io, 7 milioni al mese, 8 milioni al mese, diventa difficile anche comprendere come funziona e uno si chiede, ma cosa ne fanno poi tutti quei soldi? Però io volevo fare una battuta sul tema dei manager pubblici, perché senza entrare nel merito del governo Renzi e di Matteo Renzi, però in quell'epoca fu inserita quella soglia per i manager pubblici, se non sbaglio era di 240.000 euro, su cui si discusse molto. Io l'ho trovata positiva, anche se valutare tutte le controindicazioni è necessario, soprattutto a distanza di tempo. Bisognerebbe fare una verifica oggi, a distanza di anni, di come sta funzionando. Mi pare che poi si siano anche introdotto alcune deroghe, perché mi rendo conto che se poi uno che è veramente bravo, che può fare un salto di qualità a un'azienda pubblica, statale, alla fine trova un privato che gli offre di più, se ne va, certo, tu perdi la possibilità di e quindi è veramente controversa. Quello che è difficile valutare da fuori è quella che chiamiamo con una battuta la meritocrazia, cioè fino a che punto ti meriti quello stipendio e che cosa hai fatto per meritartelo. Forse bisognerebbe dare un po' di trasparenza, parlo dei manager pubblici, su quelli che sono i risultati di questi manager. Mi prendo solo un secondo, Stefania, per dire che, conoscendo un po' di più il sistema sanitario, io per esempio in passato ho denunciato in Regione Lombardia che era assurdo dare degli incentivi ai direttori generali degli ospedali nella misura in cui avevano risparmiato il budget che gli veniva dato. Cioè, più risparmiavano il budget che la regione gli dava per far funzionare gli ospedali, e più loro alla fine erano premiati. Quello era il contrario, secondo me, di quello che dovresti fare. Io ti premio a te, direttore generale di un ospedale, se tu hai accorciato le liste d'attesa, se hai guarito di più le persone. Quindi c'è tutto un discorso, secondo me, di efficacia, di trasparenza, di risultati, su cui concentrare l'attenzione. Non soltanto sulla cifra, ma cosa hai fatto, che risultati, quanto hai migliorato rispetto all'anno scorso le performance della tua azienda. Su questo bisognerebbe dare trasparenza e chiarezza. E poi anche De Bellis, nei confronti dei propri, comunque delle persone sotto di te, cioè non so, sì, non ti è mai capitato? Allora, ci sono delle regole del mercato. Io faccio presente che la testata, il giornale che ha pubblicato questo articolo, è La Stampa. Nel 2000 e l'anno scorso, a maggio, il direttore della Stampa, Giancarlo Giannini, è uscito con un neologismo che è l'editto della Garbatella, in base al quale, secondo il pensiero di Giannini, il nuovo governo, il governo instaurato di centrodestra, sta facendo il possibile per liberarsi di una preziosissima risorsa, come per esempio un famoso conduttore che guadagnava importi importanti. Ecco, conduttore, forse abbiamo già tutti capito di che si tratta, Fazio, si chiama Fazio, e prendeva un importo che è pari a qualcosa come 2.400.000, ma non solo. Fabio Fazio, come aveva rilevato il segretario, nel 2019 l'aveva detto lui, il segretario della Commissione Vigilanza della RAI, era comproprietario della casa di produzione Officina, che costava alla RAI qualcosa come 11.050.000 all'anno. Quindi queste sono aziende pubbliche, stiamo parlando dei soldi nostri, quindi anche in questo caso mi pare che il minimo, il tetto, fosse saltato proprio in modo assoluto. Clamoroso. Peraltro poi Fazio se n'è andato in un'altra azienda privata dove guadagna ancora più di prima.
questi sono i fatti, perché noi possiamo anche mettere un tetto, però il rischio è che poi un po' che succede con i calciatori, che poi i migliori vadano a lavorare all'estero. A questo proposito faccio presente che non mi crea uno scandalo sapere che un manager è super pagato, perché ripeto, con la tassazione poi che abbiamo, che tra le più alte d'Europa, torna in gran parte a beneficio di tutti. Quello che magari dovrebbe far ragionare di più sono certi sportivi, certi calciatori, ma non solo, per non far nomi anzi farli. Yannick Sinner, che è un po' l'emblema del tennis italiano, e lui l'anno scorso, secondo Calcio e Finanza, ha guadagnato 30 milioni di euro tra premi e sponsorizzazioni. Quanto ha preso il fisco italiano di questi 30 milioni? Zero, perché lui ha portato la residenza legittimamente a Monte Carlo, così come anche il suo collega Berrettini. Questo succede anche a molte società, cioè l'assurdo è che tantissime società italiane per i problemi fiscali fanno la sede all'estero, ma direi che l'apoteosi di questa assurdità è l'ENI, una società statale che ha la sede all'estero. Forse bisognerebbe fare una riflessione anche su questo, sulla leva fiscale, che è un po' anche il motivo per cui certi stipendi sono veramente bassi, perché se ci mettiamo tasse e contributi, noi sappiamo che per dare 1.100 euro a un dipendente devi spendere più del doppio, e questo è un grosso problema, soprattutto quando abbiamo dei servizi che, se nel nord Italia, non dico Lombardia, ma anche perché sarebbe di parte, ma dico anche Toscana, Emilia Romagna, Veneto, tutto sommato la sanità non come una volta ma funziona, in alcune parti non funziona, e lo dico l'interlocutore, là i soldi li spendono tutti, cioè là è che risparmiano i direttori generali degli ospedali. Se guardiamo quello che si spende in Calabria, in Sicilia o in altre parti d'Italia, si spende molto di più, le stesse prestazioni costano di più, però i tempi di attesa sono più lunghi. Quindi per questo secondo me non va criminalizzato il dirigente, il manager, anzi va incentivato. Poi, come diceva lei, sono d'accordissimo che chi non rende non prende, ma poi il principio della parte variabile come funziona adesso, cioè che è basata sul principio dei risultati e anche dei comportamenti individuali. No, ma cioè, sa cosa, sai anche cosa De Bellis, che cioè tu dici va bene grosso manager piuttosto che allora il calciatore o lo sportivo che porta i suoi beni all'estero e va del fisco in Italia, però poi quando noi dobbiamo pagare la nostra parte di busta paga o la partita IVA, poi noi invece siamo vincolati. Certo. Quindi cioè, c'è proprio un divario che fa venire il nervoso per chi sta ascoltando, nel senso che io capisco la parte ed da avvocato mi ha anche convinto. Ma soprattutto però, io trovo che per i manager pubblici dovrebbe essere nota e trasparente il risultato della loro azione. Se tu sei pagato tanto e raddoppiano i dipendenti e il fatturato della tua azienda è un conto, ma se alla fine dell'anno vediamo che sono stati lasciati a casa i dipendenti e l'azienda fa fatica, allora ti chiedi se questo merita o non merita quello stipendio. Quindi servono degli indicatori di risultato. Ma io sono assolutamente d'accordo, e questo è proprio il principio. Dato via. Allora, sei andato via De Bellis, io ringrazio di cuore Marco De Bellis, che è avvocato, giuslavorista e appunto l'avvocato dei manager, ma tanto avevamo anche finito di parlarne perché appunto inizia la parte dedicata poi a Famiglia Cristiana. Aggiornamenti, ahi noi, poco prima della trasmissione una ragazza si era gettata dalla finestra a scuola a Milano ed è ferita, ha 14 anni e dobbiamo dire che sul posto sta indagando poi la polizia e se provo le informazioni possiamo dire che è cosciente seppur ferita ed è accaduto poco prima delle 11 in un istituto della zona ovest della città ed è stata portata poi a Niguarda in codice giallo. Dopodiché c'è anche la questione di che avrei voluto trattare con voi oggi dell'incidente, il primo morto in bicicletta di quest'anno, un 37enne che è stato travolto, sì, un giovane, sì, da una giovane, perché poi a 25 anni appunto adesso. Però la dinamica Stefania non è chiara, non è qualcuno chiaro. È passato col rosso e non si capisce chi dei due adesso bisogna aspettare a tirare le conclusioni su questo, certo, incidente. E proprio poco prima che avvenisse questa notte erano in azione anche a installare degli striscioni l'associazione di attivisti comitati firmatari del manifesto
la città delle persone per chiedere la città 30 all'ora, quindi proprio mentre succedeva questo loro erano, hanno appreso che perdeva la vita questo ragazzo in bicicletta. Quindi questi sono alcuni degli aggiornamenti che avrei voluto trattare con voi e che avremo modo di fare in un altro momento. Grazie Carlo Borghetti, consigliere regionale. Grazie a te dell'invito. Oscar Strano, Lega. Grazie, grazie. Ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci, eccoci in studio con le news da Famiglia Cristiana. Saluto e ringrazio la giornalista Elisa Chiari qui con me. Buongiorno, buongiorno. Bentrovata. Pronti con la copertina di questa settimana e appunto ad approfondire alcune delle notizie che voi tratterete nel nuovo numero, a partire proprio da questa copertina sull'intelligenza artificiale. E voi vi domandate, ci domandate verso un nuovo e un altro mondo, quindi l'umanità che ha le prese con questa tecnologia che però a volte davvero sembra sfuggirci un po' di mano. Senza dubbio, è sicuramente un tema affascinante che attualissimo, perché come vediamo sia il Presidente della Repubblica nel discorso di Capodanno, sia il Papa recentemente, tutti ne parlano e si ha un po' la sensazione di essere andati a rubare il fuoco, di aver di nuovo cercato di afferrare la mela e che quindi questo ci sfugga un po' di mano. Anche quando si prova a capirci qualcosa, effettivamente chi ne capisce davvero ha una mole e una profondità di conoscenze che al comune cittadino tendono a sfuggire. E anche difficile capire e confrontarsi con questo mondo. Certamente ci sono degli aspetti positivi, perché c'è una potenzialità che ci può dare delle risorse che non abbiamo. Si pensi alle questioni di diagnostica in medicina, sta diventando una cosa positivamente importante. Da un altro punto di vista, ovviamente, il rischio che scappi di mano da tanti altri punti di vista c'è e può diventare una grande incognita che per certi versi è già tra noi, perché sta correndo molto velocemente, perché sta in mano a dei privati e perché c'è una grande difficoltà di regolamentazione, cioè si sente una grande necessità di regolamentare, ma ci si rende conto che la democrazia, la scrittura delle norme, gli accordi che le norme internazionali richiedono hanno dei tempi necessariamente abbastanza lunghi e comunque non comprimibili all'infinito, e contemporaneamente questo mondo viaggia a una velocità supersonica e la sensazione che ti sovrasti c'è. Noi sappiamo che è già tra noi in tanti modi. Quello che tutti dicono, sia gli scienziati, sia i giuristi, sia chi si occupa anche delle applicazioni in ambito militare, che in questo momento sono attualissime e sono eticamente inquietanti nel momento in cui parliamo di armi autonome. Tutti dicono la macchina non ha coscienza, c'è sempre comunque le finalità sono gli uomini a deciderle. Il pericolo non è tanto che la macchina si ribelli quanto che finisca nelle mani sbagliate, e questo ovviamente è un rischio che si corre e l'altra grande questione è come far crescere il senso critico per usarla senza farsene usare. Ecco, nel nuovo numero parlate anche della figura di De André. Sì, sono 10 anni dalla sua scomparsa e De André è stato sicuramente una figura che dal punto di vista della musica italiana, ma anche dell'uso delle parole, ha avuto un grande peso anche culturale. Parla di lui Massimo Bubola, che ha collaborato con lui e racconta la genesi di tanti testi che non esita a chiamare poesia a distanza di 10 anni, pur sapendo che De André su questo amava scherzare dicendo che Croce diceva che fino a 18 anni tutti scrivono poesie e dopo 18 anni solo i poeti veri e i matti, e quindi dice nel dubbio datemi
di cantautore, però ovviamente tutti sappiamo che il suo modo di affrontare musica e testi è stato anche un modo di guardare dentro il reale, di raccontarlo. E poi vabbè, dal nostro punto di vista c'è certamente un aspetto molto interessante, nel senso che da agnostico qual era, ha guardato al fatto religioso, soprattutto alla figura di Gesù di Nazareth, con una sensibilità tutta umana ma molto particolare. La buona novella ha come sfondo i Vangeli apocrifi, e abbiamo raccontato la storia di questa Genesi, che è una storia di una coincidenza molto suggestiva. E poi abbiamo anche chiesto al presidente della Pontificia Accademia di Teologia di leggere la teologia di De André e di provare a spiegarci che cosa c'è di interessante, che cosa di interessante da dire a chi crede, uno che ha guardato questo mondo senza fede. E devo dire che quello che mi sembra che sia uscito sia anche originale, oltre che suggestivo, perché in fondo non l'abbiamo quasi mai letto da questo punto di vista, però c'è una spiritualità profonda in quello che lui dice e in come lo dice soprattutto. È vero, originale e suggestivo, è proprio così. Grazie per averlo affrontato, così come due temi caldi che sono argomenti di discussione di questi giorni, che nel nuovo numero trovano una stessa collocazione. Noi li commentiamo anche noi qui insieme, partendo dal filo teso lungo la strada a Milano. Sì, sono episodi che lasciano sconcertati, e abbiamo chiesto ad Alberto Pellai, che è una voce nota e riconosciuta della psicologia e dell'educazione, per cercare di capire, di provare a dare un senso a gesti che sembrano proprio privi di senso, che quindi lasciano sconcertate le persone, perché non riesci a trovare un orizzonte di significato nella futilità. Devo dire che nella sua riflessione c'è proprio un po' questo aspetto, e soprattutto la considerazione del fatto che non stiamo parlando dell'inconsapevolezza di ragazzini di 11-12 anni che possono non avere ben chiara la percezione di quello che fanno, ma di persone ormai adulte o molto vicine alla maggior età, perché mi pare che le ultime risultanze di ieri ci dicano che stiamo tra i 17 e i 23 persone tra i 17 e i 24 anni, quindi che si presume siano ormai presenti a se stesse. Questo ovviamente inquieta, perché sono gesti che possono avere delle conseguenze devastanti per altri, e che si compiono senza che si abbia la sensazione che ci si sia pensato alle conseguenze. E sempre un po' di azioni di conseguenze parla anche l'altro commento, che ha a che fare con il caso Ferragni e con il precipizio di questa fama cresciuta in un modo che in fondo è una novità di questi nostri tempi, è un prodotto della rete, del tipo di visibilità che genera, nel senso che fino a un po' di tempo fa si diventava qualcuno sapendo fare qualcosa, oggi semplicemente si diventa qualcuno a volte, se si è bravi a farlo, presentando se stessi, però poi questo mondo come ti innalza, ti fa precipitare con la stessa velocità, in un modo che forse dobbiamo ancora capire e indagare, perché è il nostro presente, e che però ha a che fare comunque anche questo con delle dinamiche sociali, perché tra questi milioni e milioni di follower ci siamo noi, ci sono i ragazzi che crescono attorno a noi, e probabilmente nel loro percorso l'idea del modo con cui ci si conquista una credibilità esterna, come dire, ha un peso. Ha un peso. E poi quando si parla di beneficenza e di queste cose, certo, c'è questo aspetto per cui su quel fronte, come nel momento in cui hai attivato una credibilità, la si distrugge veramente con niente, nel senso che la credibilità l'hai perché sei tu, e quindi se metti in discussione la buona fede
è un disastro. È un disastro, è proprio così, quindi siamo molto curiosi poi di leggere anche il vaso di Pandoro scoperchiato di Chiara Ferragni, e non solo, con tutti gli altri articoli molto interessanti che ci aspettano nel nuovo numero di Famiglia Cristiana. Intanto grazie per averci illustrato il nuovo numero, Elisa Chiari, giornalista. Grazie a voi. Un saluto a tutta la redazione e noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. A tra poco.